Un atteggiamento opinabile. Nel dating show la tronista offesa dal corteggiatore scappa in lacrime. Cerchiamo di fare il punto della situazione partendo dai fatti accaduti nello studio di Canale 5. Nella puntata scorsa del Trono Over di Uomini e Donne c'è stata la sfilata delle donne e l'esibizione di Luisa ha generato le critiche di Armando. Le parole di quest'ultimo hanno ferito la dama del Trono Over, che è scoppiata a piangere. Il cavaliere poi si è scusato, ma tale atteggiamento è stato aspramente criticato da Gianni Specchio. L'opinionista è comunque fermo sulla sua idea di rimproverare determinati atteggiamenti molto discutibili. Armando, dal canto suo, ha cercato di rimediare subito rimproverandosi di non commettere più tali sbagli. Ancora Gemma, se la tronista Luisa è rimasta offesa per le parole del corteggiatore Armando, le cose non vanno meglio per un'altra ipotetica coppia del dating show. Appare, infatti, sempre più compromesso il rapporto tra Gemma Galgani e Rocco Fredella. La puntata di Uomini e Donne di lunedì 18 marzo dedicata al Trono Over infatti vede i due attaccarsi nuovamente e decidere per l'ennesima volta di mettere un punto alla loro storia. Tutto nasce dalla serata al castello, quando Gemma si è rifiutata di passare la notte con il cavaliere. Nello specifico, la dama torinese sottolinea la questione dell'organizzazione di quell'evento, un'organizzazione che Rocco rivendica in toto, ma che Gemma ha scoperto è da attribuirsi anche a una donna a lei già nota per aver organizzato altri eventi per i suoi ex Giorgio e Marco. Ascolti Super, a Uomini e Donne la tronista Luisa è rimasta offesa per le parole del corteggiatore Armando. Sicuramente, come certo che sia, il programma, grazie a tutti i suoi protagonisti riesce sempre ad avere ottimi riscontri in termini di ascolti televisivi. Il dating show risulta essere il programma più visto del mondo.